È stata una bella partita, sinceramente mi sono anche divertito a lunghi tratti, i ragazzi hanno fatto quello che avevamo preparato durante la settimana e durante tutta la preparazione, eravamo ben determinati alla ricerca del risultato, purtroppo non ci è andata bene dal punto di vista del risultato, la prestazione c'è stata, sono contento e fiducioso perché vedo che i ragazzi stanno bene, hanno voglia di capire, di comprendere quelle che sono le mie idee di calcio, quindi ripeto, sono contento per la prestazione, meno naturalmente per il risultato, però sappiamo che alla fine il calcio è questo, quindi prendiamo quel che di buono abbiamo fatto durante la partita. Abbiamo avuto un bel approccio alla gara e questo ce lo siamo portati per quasi tutto il primo tempo, tranne la parte finale del primo tempo dove abbiamo rischiato qualcosina, ma qualcosina si può rischiare perché affrontavamo una squadra ben organizzata, una squadra forte, una squadra di elementi di categoria, una squadra che comunque è consolidata negli anni con un bel gruppo di giocatori, hanno inserito qualche giocatore anche interessante tipo Ziani, tipo Pelosi, lo stesso Suriano che arriva da poco, Ngoma ha fatto un'ottima prestazione sulla linea difensiva, quindi abbiamo messo in preventivo che potevamo andare in difficoltà, c'è stata questa difficoltà, siamo stati bravi a sopportarla e poi siamo stati bravi poi a far bene, perché poi abbiamo continuato a far bene nel secondo tempo, soprattutto dopo l'ingresso di Leone, quindi sono contento. Sono contento per la squadra e questa vittoria vale veramente tanto perché dovevamo partire bene, mettere da parte quello che purtroppo è successo l'anno scorso a Barletta, e questo è un altro campionato, un altro gruppo, un'altra squadra, e quindi dobbiamo riportare il prima possibile questa società, questa piazza in Serie D.